Siccome noi vorremmo lasciare, diciamo, una ventina di minuti a degli interventi dal pubblico, proporrei di lasciare gli ultimi 10 minuti al senatore perché ci dica qualcosa sullo stato della legge, sui tempi che si aspetta. Floor is yours. 10 minuti per i tempi, insomma, sono sprecati, quindi ne approfitterò magari per qualche considerazione. Intanto grazie per questa occasione di confronto. Io devo chiedere scusa intanto per il ritardo con cui sono giunto, perché purtroppo c'erano lavori in Senato, ma anche per questo ritardo ben più significativo nell'approvazione della legge sul riordino, sulla governance del settore dello spazio del nostro Paese. Ne ha citato più volte l'importanza e la rilevanza il colonnello Puri, con cui abbiamo lavorato sia al testo che alla definizione un po' dei contenuti, ovviamente, degli obiettivi. Non chiedo scusa a livello personale perché non credo di avere, diciamo, responsabilità personale, lo chiedo dal punto di vista istituzionale, se così posso. Ovviamente è una battuta, ma per dire che avremmo voluto fare più velocemente, non ci siamo riusciti. Speriamo, ovviamente, il nostro impegno è a chiudere questo provvedimento in Senato entro la fine di quest'anno, spero anche prima. Ovviamente ho fatto una verifica con gli uffici questa mattina prima di venire qui. Siamo all'ultimo step di bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato del testo della relazione tecnica che accompagna il testo unificato che abbiamo presentato, il secondo testo unificato che abbiamo presentato in commissione dopo un ampio confronto con tutti gli stakeholder coinvolti sul tema e che hanno mostrato sin dall'inizio grande attenzione al testo di legge di cui parliamo. E quindi mi auguro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, arrivi questa bollinatura. Il nostro è un paese strano per mille aspetti, e io non vi farò torto di fare propaganda elettorale qui, ma insomma, quando tutti noi pensiamo anche alla necessità di immaginare un'articolazione istituzionale del nostro Paese un po' più al passo, diciamo, con le esigenze del Paese, delle imprese, della ricerca, credo che pensiamo anche a esempi di questa natura. E a volte una bollinatura della Ragioneria dello Stato blocca anche disegni di legge dove non vi è, tra l'altro, impatto finanziario, insomma, perché di questo stiamo parlando. E quindi mi auguro di poter, nelle prossime giornate, insomma, salutare la soluzione di quest'ultimo scoglio, di poter quindi licenziare il testo di legge che è tanto atteso. Quindi mi permetterete di utilizzare qualche minuto, ovviamente ne avrà già parlato, sono arrivato mentre interveniva il colonnello Puri, ovviamente che è stato un animatore di questa idea. E devo dire, nonostante i ritardi nell'approvazione del disegno di legge, la cabina di regia, che è sostanzialmente l'obiettivo di questo disegno di legge, funziona già e funziona anche bene, grazie all'infaticabile lavoro del colonnello Puri, dei suoi uffici, consigliere militare presso la Presidenza del Consiglio, perché quando abbiamo pensato a mettere a sistema e quindi istituzionalizzare questa esperienza, lo abbiamo fatto anche sulla base di un'esigenza raccolta da più parti, ma anche di qualcosa che per fortuna si stava già costruendo, già realizzando, cioè la possibilità presso una sede istituzionale, la più alta, se posso dire, la Presidenza del Consiglio, di appunto istituzionalizzare, diciamo, più volgarmente e quotidianamente chiamata cabina di regia nel disegno di legge, e nella legge lo chiameremo Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali, una governance unitaria di un settore che negli ultimi anni è cresciuto molto in termini di attenzione e di coinvolgimento da più punti di vista, se mi è consentito. C'è un elemento, io mi sono approcciato a questo settore, diciamo, da ignorante negli ultimi tempi. Se c'è un elemento che più di altri mi ha, come dire, interessato e coinvolto, e che ovviamente voi conoscete molto meglio di me, è che parliamo di un settore tra i più significativi del nostro Paese, che mette insieme ricerca, ricadute industriali, servizi,
che per antonomasia è un settore interdisciplinare, è un settore che ha la possibilità di intervenire a 360 gradi su un ventaglio di quotidiane esigenze di un grande paese come l'Italia, ma insomma del mondo intero, mi verrebbe da dire, a 360 gradi. Non ripeterò, perché sono temi ovviamente che voi conoscete molto meglio di me. E quindi questo elemento della interdisciplinarità nelle ricadute delle attività riferite al settore dello spazio aveva bisogno di per sé, per definizione vorrei dire, di una governance quanto più unitaria, innanzitutto dal punto di vista istituzionale. E qui a questo risponde innanzitutto, questo è il primo elemento a cui risponde il disegno di legge, quello appunto di istituzionalizzare questo coordinamento. E in secondo luogo di fare anche un salto di qualità a quella che è probabilmente anche nella vita quotidiana di tanti di voi un esercizio già abbondantemente vissuto e praticato, ma probabilmente che ha bisogno anch'esso di essere, come dire, valorizzato, che è la necessità di integrare sempre di più l'elemento tradizionale quando parliamo di spazio, ovvero il tema della ricerca, con le politiche industriali. Facile a dirsi, più complicato, mi avete detto in tanti, io so, vedo qui rappresentanti di vari soggetti con cui abbiamo interloquito in questi ultimi mesi, più complicato a realizzarsi. Integrare ricerca, politiche industriali è sfida importante, significativa. Il secondo obiettivo del disegno di legge è questo, la possibilità di trovare un meccanismo istituzionale che aiuti e sostenga questa integrazione e che lo faccia dal punto di vista della governance unitaria, lo faccia mettendo insieme i vari soggetti coinvolti, dai ministeri alle regioni, alla stessa ASI, che partecipa non a caso insomma al comitato interministeriale, che lo faccia, ne parlava con dovizia di particolari ovviamente la dottoressa Agrò, lo faccia integrando e, se posso dire, facendo in modo che siano quanto più utilmente impiegate le risorse tra quelle comunitarie, nazionali, da quelle che sono gestite a livello centrale e quelle non poche che sono gestite dalle regioni. Anche qui parliamo di cose che di per sé sono quasi banali a dirsi, ma voglio dire, la vita quotidiana e l'esperienza quotidiana degli ultimi tempi, anzi degli ultimi anni, ci consegna non pochi esempi, diciamo, di cattiva gestione da questo punto di vista, no? O comunque di gestione non ottimale sicuramente. E se posso dirlo, facendo anche un salto di qualità come sistema paese. Guardate, io non voglio adesso banalizzare, ma uno degli elementi che mi ha più, che ci ha forse anche più preoccupati quando abbiamo cominciato a mettere mano a questo disegno, era quello delle resistenze che venivano da più parti. E se posso dire, senza chiamare in causa, diciamo così, le imprese, i privati, le associazioni, le principali resistenze venivano dai ministeri, ognuno geloso delle proprie competenze, chi insomma del fatto di essere depositario della gestione di una tale legge di finanziamento, chi era invece depositario della designazione di questo o di quell'altro soggetto o incarico o nomina. Ecco, se noi parliamo del settore dello spazio come uno degli asset più straordinari che il nostro paese ha a livello di competizione internazionale, con cui sulla base delle esperienze fatte soprattutto da tante piccole e medie imprese oltre che dalle grandi, e di una sensibilità, di una disponibilità in termini anche di qualità della ricerca nel nostro paese, se noi parliamo di tutto questo, ecco, io credo che tutto il resto debba venire un attimo dopo. C'è la necessità di mettere insieme grande, piccola e media impresa, ricerca, idee e quant'altro, le università, il mondo della ricerca in sé, la ricerca pura. Ecco, credo che sia una straordinaria sfida per i prossimi anni. Io credo che le istituzioni debbano essere all'altezza di questa sfida. Non sempre lo siamo, uso diciamo il plurale, quindi coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, a cominciare da quello che io frequento, diciamo che è il Parlamento. Evidentemente che non voglio tenere fuori. Allora, questo è il lavoro, noi abbiamo perso un sacco di tempo, speriamo di recuperarlo, ma questa è la sfida. Non vi è in questa sfida, io credo, altro se non questa ambizione,
vi è un ruolo significativo. Ho sentito anche spesso polemiche rispetto al ruolo dell'Asia, eccetera. Io penso che, insomma, noi diamo un ruolo all'Asia ancora più significativo, forse un po' meno statico. Ne abbiamo parlato più volte con l'amabilissimo professor Battistone, che ha condiviso ovviamente questa impostazione. Diamo all'Asia, affidiamo all'Asia un ruolo un po' meno statico, anziché di oggetto, diciamo, di politiche, se posso dire così, di soggetto attivo anche nella realizzazione di politiche e quindi nella gestione di risorse, nella definizione di priorità, per arrivare a quel documento strategico di cui parlava il colonnello Puri. Del resto, insomma, è scritto anche nel piano nazionale, piano strategico nazionale, la cosiddetta space economy. Immaginiamo l'ASI come un catalizzatore, no? Come un soggetto che attira e che a sua volta valorizza, amplifica le potenzialità di questo settore. E tra l'altro, insomma, in questo ambito credo che vadano anche incoraggiate le scelte anche che lo stesso governo, mi permetto di dire, va facendo. Una tra le ultime, il tema dello spazio ricorre con un ruolo anche significativo, importante in termini sia di attenzione, di priorità, ma anche di definizione di risorse da attivare nei prossimi anni, ad esempio dentro Industria 4.0, non a caso, io credo. Oggi quella che è la frontiera delle politiche industriali più avanzata che vi è nel mondo, in Europa e quindi anche nel nostro Paese, che finalmente ho conosciuto nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, una iniziativa anche progettuale importante da parte del Governo, del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare con l'impulso del nuovo Ministro, beh, là dentro c'è uno spazio anche, scusate la ripetizione di parole, c'è uno spazio, c'è un ruolo significativo anche del settore di cui oggi qui parliamo, che è il settore dello spazio. Non a caso e per fortuna, io aggiungo. E da lì possono discendere, e chiudo, anche alcune delle modalità con cui declinare nei prossimi anni politiche per questo settore innovative. Adesso noi abbiamo ben chiaro come nella competizione internazionale, abbiamo parlato prima di ministeriale ESA, insomma le grandi scelte sovranazionali, a quel livello si compete con grandi risorse, con politiche nazionali adeguate e con grandi soggetti anche imprenditoriali e industriali. Io credo che ne abbiamo e giocheranno la loro partita. Ma guai a immaginare che sia solo quello, insomma, c'è tutto un mondo, quando parliamo di spazio, che riguarda la manifattura, riguarda i servizi, che può e deve riguardare, come già oggi riguarda, un segmento di piccola e media impresa che sfida i mercati globali, insomma. Dai servizi, penso alle applicazioni, ma anche alla manifattura, questa sfida che vede anche molte aziende. Io vengo da una regione dove questa esperienza è un'esperienza di successo, la Puglia, insomma, penso al tema dei microsatelliti e così via. Quindi sia sulla manifattura, quindi sulla sfida industriale, sia sui servizi e sulle applicazioni c'è uno spazio enorme anche non solo per le grandi ma anche per le piccole e medie imprese. Credo che una politica moderna, efficace e con una forte governance istituzionale del settore possa aiutare a cogliere queste sfide e a vincere nei prossimi anni. Grazie senatore, e tra l'altro penso se lei potrà trattenersi anche dopo potrebbe essere molto interessante, perché abbiamo organizzato tutta la seconda parte di questo convegno proprio per presentare la molteplicità di contributi alla sostenibilità globale dello spazio.